Ha chiesto di intervenire il consigliere Genovese. Prego, consigliere. Salve a tutti, sindaco Giunta, colleghi consiglieri e cittadini tutti. Oggi stiamo discutendo un argomento che è il cuore di un'amministrazione, il documento di programmazione, il bilancio comunale. Prima di partire però voglio fare una precisazione. La campagna elettorale è finita da 10 mesi, pare che però questo qualcuno ancora non l'ha capito. Qui oggi stiamo programmando il futuro di quello che vogliamo fare per questa città non ad un anno, non a 3 anni, ma per i prossimi molti anni. Sì, perché questa città ha scelto il sindaco Manzoni e la sua maggioranza per i prossimi 5. E il buon lavoro che faremo sarà sicuramente riconoscente, 5 rinnovabili, e quello stavo arrivando, il buon lavoro che metteremo in campo sarà sicuramente argomento di riconoscenza della città fra 5 anni. Giusto, consigliere? Grazie. Detto questo, prima di entrare nello specifico, di quello che vogliamo fare, però, vorrei fare delle precisazioni. Questo è un bilancio orfano, orfano di entrate importanti dal governo centrale, come i fondi trasferiti dal governo, che negli ultimi anni vanno sempre man mano diminuendo. Non abbiamo più fondi importanti come quelli per il Covid, che hanno caratterizzato gli ultimi 3 bilanci. Parliamo di circa 5 milioni di euro, un numero più, numero meno. Senza parlare del rincaro prezzi che abbiamo avuto, quindi come tipo le politiche sociali o i costi dell'energia elettrica. Un attimo, un inciso però, perdonatemi. Prima di andare avanti, ho sentito spesso oggi parlare di Covid, di buona amministrazione per il Covid durante la fase pandemica. Io vi chiedo. È vero, è stato fatto tanto durante il Covid, però ricordiamo che quello è stato anche un momento di massima tristezza per il mondo intero. Non vantiamoci, è vero che abbiamo lavorato, però, cioè, che è stato fatto un buon lavoro, però cerchiamo di dare contezza. Detto questo, con tutti questi ingressi in meno, però abbiamo garantito benefit ai cittadini, quali che potevano essere le agevolazioni per i ratari, l'aumento dello stipendio di ex LSU e tanto altro ancora. Abbiamo garantito servizi e sostegno sociale ai cittadini tutti e abbiamo messo in campo la nostra visione di città e di programmazione. Abbiamo programmato, incentivato i servizi, abbiamo messo in campo attività che producono lavoro, che producono entrate, che producono risorse, che producono servizi. Questo ha fatto sì di mettere in campo un lavoro per la messa in sicurezza sociale. In carenza di questi fondi trasferiti dal governo centrale abbiamo messo in campo tutto questo per garantire i servizi essenziali e sociali. Non è un libro dei sogni. Qui c'è quello che abbiamo promesso alla città, gli impegni abbiamo preso nel nostro programma elettorale. È un DUP dove vicino ad ogni obiettivo potremo apporre le date, potremo darci delle scadenze. Eh sì, perché tutto ha un impegno di risorse di bilancio. Non abbiamo lasciato nulla al caso. Per questo motivo nessuno può permettersi di dire che non abbiamo scritto il libro dei sogni. Ora però passiamo a Monteruscello. Non potete dire che non abbiamo scritto nulla o programmato nulla. Per 10 anni non si è sciolto il nodo sul suo futuro. Noi invece ci stiamo impegnando politicamente a dare a Monteruscello la sua dignità sociale e un volto per il futuro. Per 10 anni sono state messe toppe a un vestito pieno di buchi, che per ora ha bisogno di essere cambiato. Infatti ci impegniamo ad esaurire la discussione tecnica e politica sui dialoghi e sulla loro natura, procedendo a dare una nuova vita a Monteruscello. Lo faremo potenziando l'ufficio patrimonio, che in parte già lo stiamo facendo. Termineremo le verifiche e licenzieremo le sanatorie presentate anni fa e mai evase. Nel frattempo chiuderemo la discussione sulla loro natura, per poi passare alla fase successiva, che comprende l'alienazione lì dove sarà possibile. Ora però passo a cosa vogliamo per questa città. Vogliamo una città dove alla base ci sia la cultura. È per questo motivo che lavoreremo affinché possiamo trovare dei locali adatti che possono ospitare sedi distaccate delle università napoletane per rendere Pozzuolo una città universitaria. Ancora, progetti con altri enti affinché possiamo avviare una vera promozione di tutti i siti archeologici minori e non per renderli fruibili tutti i giorni. Riqualificare le aree verdi della città e lì dove non ci sono crearle. Zone verdi con giostre per i più piccoli in zone specifiche di questa città. Completare
completare e migliorare progettazioni e opere del recente passato. Vedi gli 80 alloggi appena consegnati che in meno di un anno già presentano criticità dal punto di vista del verde e delle aree subito vicine. Per le politiche abitative già mi sono detto in precedenza. Tornando alla cultura, però, è garantire il servizio scolastico a tutti. Il numero di bambini è raddoppiato, i nostri autisti sono quasi tutti quanti in pensione, e quindi avviare un procedimento di gara per garantire un servizio essenziale a tutti quanti. La costruzione dell'ufficio di Rione Terra, che si occupi solo del Rione Terra e che possa dare finalmente vita a quella rocca in maniera definitiva, con i vari indirizzi politici e la formazione dei vari bandi. La definizione del PAD è tornare ad usare la risorsa mare come elemento di attrazione turistica e che non sia più un'unica fonte di reddito. Il PAD conterrà tutte le nostre visioni, lì come il demanio sarà fonte di attrazione turistica. Ed infine il PUMS. Finalmente Pozzuoli, che non è l'ultima città del mondo, si adotterà di un piano della mobilità sostenibile, dove l'interno vedrà un unico ragionamento, che vada dall'interno dei parcheggi generali alle strutture parcheggio, trasporti primari e secondari. Vado a conclusione. È il mio primo bilancio, è il mio primo DUP. Abbiamo messo dentro tutto quello che pensavamo e sono certo che la città apprezzerà tutto quello che abbiamo messo in campo. Pertanto anticipo il voto favorevole del mio gruppo. Grazie.